avverrà questo, poiché non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Schiacciglia, ma ci stiamo Avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Sposo di Maria, che era uomo giusto, dopo essere venuto a conoscenza di ciò che era successo, rimase molto turbato. Tuttavia, non voleva esporre Maria al pubblico ripudio e
e decise di rifugiarle in segreto. Ora, quando aveva già preso una tale decisione, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno per dirgli: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Ciò che in lei è stato generato è opera dello Spirito Santo. Essa darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto ciò è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Yeah.